Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come vedete siamo giù al garage, qua c'è la moto e qui c'è, a parte Lorenzo, dell'olio. Abbiamo 4 litri di Bardal XTC e l'imbuto a terra e un semplicissimo filtro dell'olio. Quindi cosa andremo a fare? Il cambio dell'olio alla moto. Ci tengo a precisare una cosa. In vari video che ho fatto qua nel garage qualcuno può dire vabbè, ma non sei un meccanico, ma cosa fai? Le cose le fai male, stai sbagliando, stati attento, fai questo. Sono cazzi miei, sinceramente. Io non sono qua su YouTube per portare tutorial, per farvi capire come si fa una cosa oppure insegnarvi qualcosa. Semplicemente mi va di registrare quello che faccio e niente. Quindi questo è. Non prendete esempio da me, se volete. Se lo fate è a vostra completa responsabilità, non voglio sapere nulla. E niente, dopo questo disclaimer io direi che possiamo iniziare a fare danni alla moto. Allora, con una bella chiave da 17 e una tanica per contenere l'olio esausto, la andiamo a mettere sotto al primo dado qui sotto. Quindi facciamoglielo vedere. Eccolo qua, non si vedrà forse. È questo qui, sì. Ecco qua. Voglio mettere un attimo i guantini e togliere l'orologio. Covid. Perché? Non per il Covid, ma perché non vorrei farmi una chiavica alle mani. Il trucco per mettere i guanti come si deve, quando avete la mano grande e il guanto piccolo, e infilare prima le quattro dita così, vedi, entra tutto bene, e poi senza sguarrare il guanto, mettete il pollice, tiri. Ti vanno abbastanza larghi questi guanti. Eh sì, e puoi fare anche il controllo della posta. Possiamo procedere. Andiamo, ah, è complicatuccia la situazione qua. Porca troia! Diciamo che non era previsto questo, però. No. Tensione. Olè! Ma com'è bello chiaro! Guarda com'è bello chiaro questo olio! È proprio pulito. Allora, prendiamo un attimino un po' di carta e mettiamo la vite qui. Sì, la puliamo. Deliziosa. Facciamo uscire un pochino d'olio. Però com'è bella MT, madonna. Dopo quando l'accendiamo e la scaldiamo, io un paio di tirate di lanciafiamme. Un po' di lanciafiamme. Allora, vediamo un attimo. D'accordissimo. Mettina c'ha bisogno di lanciare le sue fiamme. Allora, vediamo un attimo una cosa. No, ho paura. Che se io vado... Ragazzi, io non so minimamente cosa voglia fare, però... Ci sta? Certo, sta scendendo, ragazzi, vedete? Quindi okay. Nel caso doveste farlo, sappiate che ci ho sono... Ho avuto un culo incredibile perché stava per uscire tutto fuori. Però... Not stonks. Incliniamo un po'. Nel caso doveste fare questa operazione, inclinate la moto perché ci saranno tantissimi residui. Guarda là, va. Infatti... Sta scendendo tipo caffè. Bravo. Vuoi un bicchierino? Sì, se dopo mi dai anche un accendino probabilmente non so se prende fuoco, ma... Ok, vedi, sta gocciolando, ha finito. Olè, l'abbiamo tolto tutto. Adesso dobbiamo andare a svitare. Però qua... Stavo cadendo. Allora, direi di fare un attimo... La vitina è questa qua, non so se si vede. No, aspetta, dobbiamo prendere un pochino di carta, secondo me, e infilarla... Nel buco. Nel buco. una parola. Ok. Spostiamo la tanica sotto quest'altra vite qui. Prendiamo la chiave. Questa è ancora più complicata, mo. Perfetto. Stavamo girando dal lato ovviamente sbagliato la vite. Adesso sta qua allentata e mo mi faccio una latrina. Cioè, perdendo a lui. Ah, mi sono fatto una latrina. Ho detto che facevo lo zampillo. Ragazzi, mi dai un po' di carta gentilmente. Questo è più caffè di prima. Questo è ancora di più. Ok, perfetto. Adesso io direi che nel frattempo che continua a uscire un poco tutto l'olio, quello, possiamo incominciare a cambiare il filtro dell'olio. Va bene. Andiamo sul lato destro della moto e troviamo questo bel tappino con 1, 2 e 3 viti. Adesso da qua, quando andremo a svitare, cadrà comunque dell'olio. Prendi... No, no, se la mettiamo così siamo a posto. Ah, ok, a posto. Quindi,
con chiavino esagonale, giusto, facendo un po' di pressione e di leva, tostino. Ok, sono sempre componenti motore, quindi sono serrate, ci sta ermeticamente, ecco, abbastanza. Non so se c'è guarnizione. Soltanto sotto. Quindi attendo. Solo sotto c'è la guarnizione. Adesso incominciamo a svitare questo. Ok. Strano che non stia... No, no. Eccolo qua, eccolo qua. Ok. C'ha dei perni corti questo tappo. Eccolo là, guardalo, guardalo. Dopo questo olio si va a prendere fuoco, non si pulisce. Olle, qua c'è la guarnizione. Poi c'è sempre spazio. Guarda come... Mamma mia! Mettiamo il filtro qui. Anche il tappo lo mettiamo il qua. Tappo. Allora. Allora ragazzi. Con un po' di carta andiamo a pulire l'interno, che sta chi ne ruoglia, i cookies che ci faccio. Andiamo. Andiamo a pulire l'olio che sta all'interno. Comunque dobbiamo fare una copertina, dobbiamo fare una foto all'olio, al filtro, non già l'hai fatta? No, è vero, però bravo, bravo. Bravo, bravo. Grazie. Allora. Si è fidanzato pure, mannaggia. Allora. Allora, prima di mettere il filtro dell'olio nuovo, andiamo a lubrificare un pochino la guarnizione con, ovviamente, olio motore. Ora, la parte più difficile sarà aprire l'olio. Andiamo a prendere. Resisti, altri 5 minuti. Resisti. No, no, però noi staremo registrando, cioè tu che parli sotto. Allora, dicevamo, vediamo come funziona qua. Io mi faccio una latrina. Si apre così, ecco. Okay. Qua. Ok, esce il ciucciotto. Eccolo e qua, poi ragazzi. Si svita, tipo bottiglia di latte. Non c'è è un'altra linguetta. Non è latte. C'è un'altra linguetta, mi sembra. Sì. Facci vedere, Ciruzzo. Questa però io c'ho il ditone. Ok, tipo busta di latte. Come. Guarda qua cosa abbiamo. Un DB Killer. Nero. Nero, sporco. Ci aiutiamo con un chiavino esagonale. Eccolo qua. E togliamo il tappino. Eccolo qua, adesso possiamo bere. No. Allora, ci mettiamo di qua. Vicino alla moto. Guarda la differenza tra dell'olio. Ma per carità, ragazzi, questo sembra olio per friggere. Spostiamo il dito, lubrifichiamo la guarnizione. Facciamo anche un po' così. Sì. Ok, adesso. Madonna. Andiamo. Stavo cadendo, Ciro, non a mettere questa. Stavo cadendo. Andiamo ad inserire il filtro pulito all'interno. C'ha la sua sedina. Ok. Prendiamo il tappo. È una parola. Ok. Prendiamo i perni. E si chiude. Ragazzi, fate attenzione ad avvitare le viti. Perché esatto. I due bulloni di sopra, cioè le due viti a incasso esagonale sopra, sono lunghissime. Mentre quella di sotto è molto corta. Molto corta rispetto a quelle di sopra. Quindi. E fondamentalmente io non ho tolto la guarnizione rossa che stava qua sotto. È meglio non toglierla. Oppure toglierla, pulirla e fare molta attenzione casomai cambiarla. Casomai cambiarla se ce n'è bisogno, però. Perché ci possono essere perdite. Comunque, andate a serrare poco poco tutte e tre le viti insieme fino a quando arrivano in battuta. E poi. Esatto. E poi dopo. Botta. Si fa un po'. Giusto? Sì, magari la pedalina del freno non desse fastidio. Andiamo a girare. Ok. Io ho la chiave dinamometrica nel polso, ormai sono proprio un meccanico finito. Sto scherzando, ovviamente. Ragazzi, ci sono gli stessi bar su ogni bullone, fidatevi. Quindi, appena sentite che si sta per spaccare, non è vero. Vi fermate. Vabbè, comunque, riuscirete a capire la pressione che ci vuole. E abbiamo serrato anche il nuovo filtro dell'olio. Dopo dobbiamo fare una gran bella pulita alla bimba. Vabbè, però il filtro dell'olio è stato cambiato. Ok. E la differenza tra il prima e dopo si penso vede. Che si veda. Adesso possiamo andare a mettere l'olio nuovo. Però prima bisogna chiudere. Pulire qua sotto. Pulire e chiudere i bulloni di. A meno che non lo vogliamo mettere e buttare infatti, subito. Vabbè, ce lo chiudiamo. Odora tanto, ragazzi. È bello però, mi piace. Odora forse tanto. Sono. È tipo una perversione. Una perversione per l'olio motore. Un fetish per l'olio motore. Ma quindi, ma per avvitare, innanzitutto dobbiamo trovare il buco.
Me chiamerò poi. Io ho capito che, okay, che deve essere divertente. Ok, andiamo ad avvitare prima a mano, ovviamente. Una volta arrivati in battuta, ci, okay, fermiamo. E dopo si sente. E io odio avere le mani sporche. Non è vero, niente, che non fa niente, c'hai i guanti. C'ho i guanti, però. Va bene, ragazzi, ma dobbiamo adesso prendere la chiave. L'altro. Prendiamo la nostra chiave da 17 e andiamo innanzitutto a pulire un pochino qua, perché è un po' tutto, passami il termine, inzevato. Eh sì, abbastanza insozzato. Ok, poi prendiamo la nostra chiave da 17, eccola qua, e andiamo a stringere piano piano, con delicatezza. Anche se secondo me, okay, può bastare. Basta così. E poi prendiamo altra carta, puliamo anche qui, che bello sporchino zozzo. Ok, purtroppo non si vede tanto, ma è facile, vabbè, da individuare il bollone. Sì, sì, uno sì, è grande, quindi il resto sono sonde, quindi è simpatico come posizione, però direi che già così va bene. Sì, fermati, possa andare bene. Adesso abbiamo serrato i due tagli, i due, cosa? Abbiamo cambiato il filtro dell'olio e chiuso il tappo. Abbiamo messo i due perni che vanno a chiudere coppa dell'olio e quella parte là che non so come si chiama. Quindi adesso l'unica cosa che ci rimane è mettere l'olio nuovo. Allora, per mettere l'olio nuovo, secondo me, secondo te? Faccio un appello a tutti i tuoi follower. Cioè? Accendete la moto senza olio, ragazzi. No, 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 aspetta. Ragazzi, imbuto, olio nuovo. Allora, andiamo a vedere se con questo imbuto riusciamo ad andare comodi. Assolutamente no. Oddio, no, lo sai che per poco, però qua non credo scenda. No, ci do. Non ci va per niente bene. Allora, adesso o ci inventiamo qualcosa. Venite con me, andiamo. Allora, siamo andati a realizzare una prolunga con la prolunga della prolunga per l'imbuto, perché mettendo l'imbuto là sotto è troppo scomodo e rompe le balline. Quindi abbiamo realizzato artigianalmente questa prolunghina, andiamo a vedere se funziona. Guarda, entravo perfettamente, rimane anche fermo. Sembra di sì. Ok, quindi andiamo a mettere l'olio. Guardate la qualità dell'olio nuovo, questo è proprio per friggere. Secondo me si può un crocchè, un arancino, non so. Qualsiasi cosa. Ok. Costa. Facciamo una cosa. Ne mettiamo anche un altro po' della terza bottiglia. Mezzo litro. E poi la accendiamo. In circa 2,5. Poi si accende, si va a entrare in circolo. Sì, sì, e so, poi no, si continua il refill dopo. Se si riesce a luà, stu cazzi, cosa? Non si dice. Non si dice. Viva Gesù! Ciro, non mi sporcare. Ehi, ma l'ha già bevuto. Sta roba non si toglie da addosso. No, si leva con le forbici. Beh, è appunto detta sulle vestita. E poi questa maglia l'ho appena comprata, quindi non mi sporcare. C'è un sapore strano. Eh? Ma non l'hai assaggiato? Ah, sì, l'hai assaggiato. Mi ha schizzato un po' in bocca, vabbè. Mi raccomando, non sgasate appena, no, messo infatti l'odio. Va bene così. Si continua, sì, a riempire. Entriamo con l'ultimo. Il problema è che qua non devono entrare tutti quanti. Come facciamo a saperlo? Sta il livello accanto. Sì, lo so. Controlla. Fermati un po'. Quanto deve essere totale? 3,7 ha detto. 3,7. La voglio fare, deve arrivare 100 grammi, 200 grammi, 300 grammi. Sì, però no, io mi 4, fermerei... 5, 6, 7. Io mi fermerei leggermente prima. Fermati a 3,5. E poi si vede. Ora la riaccendiamo. All'inizio.
Perfetto, allora il cambio dell'olio e del filtro è stato fatto. Abbiamo messo 3 litri e quanto ne manca qua di olio. E quindi niente, adesso beh, deve entrare in circolo, deve fare tutte le sue cose, ma non c'è bisogno, ve lo dico, lo sapete già. Quindi niente, come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente non sarà stato chissà quanto d'aiuto, ma non era lo scopo di questo video. Vi invito come al solito a seguirmi su Instagram nel caso non lo facciate già. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E da i due tizi laggiù, me e la motina, è tutto. Noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi.